Benvenuti al telegiornale in lingua dei segni. L'accesso a cure e assistenza sanitaria rappresenta un impegno sempre più faticoso per i cittadini e le famiglie italiane. Da un lato la nascita di nuove strutture sanitarie, dall'altra la carenza di personale sanitario. A peggiorare la situazione ci sono i ritardi nella consegna a domicilio degli ausili ad assorbenza per persone incontinenti. La società vincitrice della gara d'appalto continua a non rispettare le tempistiche di consegna previste dal bando. A lanciare l'allarme è la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Desiree Manca, che ha presentato un'interrogazione al presidente Solinas e all'assessore alla sanità Doria, per sapere se non ritengano opportuno intervenire con urgenza presso la ditta affidataria, affinché il servizio di consegna a domicilio degli ausili venga svolto senza arrecare disagi ai pazienti e alle famiglie. Le famiglie, oltre a lamentare la scarsa qualità delle forniture, si trovano costrette ad acquistare i presidi a proprie spese. Non è ammissibile che i cittadini debbano farsi carico anche di questa rata. Tra l'altro, in un momento in cui il caro vita sta mettendo in ginocchio le famiglie. Il comune di Zeddiani va incontro ai giovani. Ha infatti deciso di attivare il progetto integrato per attività socio-lavorative estate 2023. Offrirà ai ragazzi del paese, in possesso dei requisiti richiesti, 10 borse lavoro per attività nel settore della cura e manutenzione del verde pubblico e per attività di supporto ai servizi socio-educativi e culturali comunali, che verranno organizzate nel periodo estivo. Nel dettaglio, 7 borse lavoro saranno destinate ai giovani dai 18 ai 35 anni. 3 borse lavoro saranno invece destinate a persone in particolari situazioni di svantaggio. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 10 del 20 luglio, il termine perentorio del 20 luglio 2023 alle ore 10. Potrà essere inoltrata tramite mail al comune, all'ufficio protocollo o presso l'ufficio servizi sociali. Un'importante attività di controllo in materia di pesca, mirata a contrastare il fenomeno della pesca abusiva, ha visto impegnati gli uomini della Capitaneria di Porto di Oristano. È stata recuperata una linea di 37 nasse da pesca, per una misura di circa 250 metri lineari di lunghezza, priva di segnalamento o targhetta identificativa, posizionata illegalmente all'interno del campo boe di Mare Morto, area ad utilizzo esclusivo per l'ormeggio delle unità da diporto. Le nasse sequestrate, probabilmente in mare da diverso tempo, contenevano al loro interno diversi esemplari di pesci ancora vivi, che sono stati tempestivamente rimessi in mare e quindi salvati. L'area marina protetta, penisola del Sinis, isola di Maldiventre, è suddivisa in zone, sulla base del livello di tutela. E nella zona C è dove sono state ritrovate le nasse. Oltre al personale della Capitaneria di Porto di Oristano, hanno contribuito nelle operazioni di recupero e stoccaggio a terra delle nasse le forze di polizia e i ragazzi impegnati nel progetto Sinis Sentinels, operativi sulla costa del Sinis per il progetto locale in collaborazione con Legambiente.
causa degli incendi, in tutto 15, che anche nella giornata di mercoledì 12 luglio hanno interessato l'intero territorio regionale. Per la soppressione di 7 roghi, il Corpo Forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio. Fiamme anche nell'Oristanese. Un incendio ha interessato l'agro del comune di Santa Giusta, località strada statale Carlo Felice. Le fiamme, partite da un cannetto, hanno minacciato il cantiere dello svincolo della zona industriale di Oristano e le case sulla via principale che collega il capoluogo a Santa Giusta. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo Forestale di Marrubiu, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Sorgono e del Super Puma, proveniente da Fenosu. Sono intervenute anche Forestas e Vigili del Fuoco. L'incendio è stato spento intorno alle 19:30. Presenti sul posto anche Polizia di Stato e Carabinieri. Il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha avviato le consultazioni esplorative con le parti sociali. Come anticipato qualche giorno fa, ha spiegato Sanna, animato dal desiderio di mettermi al servizio della città per la gestione di questo delicato e particolare momento sociale ed economico che sta vivendo Oristano, ho avviato le consultazioni con l'intento di verificare la possibilità di condividere un progetto di rinnovamento politico e culturale finalizzato finalmente al superamento di logiche personalistiche ed improntato esclusivamente alla realizzazione dei progetti e alla soluzione di tanti problemi che investono la nostra comunità. Al fine di stipulare un patto per la città trasparente e leale, sono state attivate le prime interlocuzioni con le parti sociali, i sindacati, i rappresentanti di categoria e alcune associazioni di volontariato. Si tratta della prima fase di confronto, che vedrà a breve l'organizzazione di un incontro. La lotta contro le locuste sta dando risultati incoraggianti. A confermarlo è stato l'assessore regionale dell'agricoltura Valeria Satta. Il piano operativo iniziato da quest'anno è avvenuto con la lotta tramite prodotti fitosanitari alla prima comparsa. Il 22 marzo scorso, notevolmente in anticipo dunque rispetto al 2022, quando le prime invasioni iniziarono il 27 di aprile. Dalle prime risposte e dalle prime interviste sembra che la popolazione delle cavallette si sia notevolmente contenuta rispetto allo scorso anno. Certo, il problema rimarrà endemico per il territorio regionale. Ragione per cui andrà effettuato un costante lavoro fino a una decisiva riduzione del fenomeno. Massima importanza ha rivestito la collaborazione con la FAO, che ha esperienza sul contrasto alle locuste in 40 paesi e già dal 1947, ha evidenziato Satta. Nel mese di giugno si è proceduto al monitoraggio dei terreni e degli insetti utili, antagonisti. Queste azioni serviranno a capire dove le locuste hanno deposto le uova per impostare la lotta del prossimo anno, utilizzando anche le arature dove le condizioni del terreno lo consentano. La Giunta regionale ha approvato il piano 2023-2025 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Finora i dati degli incendi registrano un arretramento rispetto alla media degli ultimi 10 anni
è un importante documento che serve per programmare e coordinare le attività antincendio di tutte le componenti istituzionali, ha affermato l'assessore regionale della difesa dell'ambiente Marco Porcu. Al suo interno sono definite le procedure di emergenza, le attività di monitoraggio del territorio e di assistenza alla popolazione. Un documento di riferimento sia per l'intero sistema regionale di protezione civile che indica le attività finalizzate a garantire la sicurezza del territorio, la prevenzione e la gestione del rischio, che per le amministrazioni comunali nella pianificazione di protezione civile. È tutto, grazie, arrivederci.